Bella a tutti ragazzi, insulto da Method. Oggi sono qui con un video un po' particolare, se così lo possiamo definire. Come vedete dalla schermata, si tratta di un gioco di nuovissima generazione, molto bello, uscito da poco con una colonna sonora spaziale, come potete vedere. Tanto che qua mi uccidono. Si tratta del fantastico e mitico Ghosts and Goblins. Allora, magari alcuni di voi non lo conoscono, però quelli un po' più vecchiotti sicuramente si ricorderanno di questo fantastico giochillo che mi ha fatto e magari vi ha fatto perdere un sacco di soldi ai tempi. Uno dei primi giochi a cui avevo giocato io e penso anche voi. Mi ricordo le estati passate al mare. A giocare appunto al cabinet e grazie a un programma che è un emulatore essenzialmente è possibile rigiocarci. Quindi ho deciso di intraprendere questa nuova avventura, nel senso di fare vaffanculo pianta di merda. Cazzo, ma non mi ricordavo che c'erano le piante. Porco cane, bastarda! Gramigna di merda, intraprendere questa nuova serie sui retro games. Quindi io vi invito assolutamente a scrivermi nei commenti che tipo di gioco volete vedere, vi farebbe piacere rivedere. Io ovviamente ne posterò un po' quelli che hanno segnato un po' la mia. Scusa, ma mostra il culo. Ragazzi, mi mostra il culo. Crepa, crepa. Mamma mia. Ah, quindi c'erano. Oh, la fiamma. Come cazzo faccio a prendere? Praticamente, secondo me, quella roba lì serve per cambiare le armi. Oh, non mi ricordo un cazzo, ragazzi. Devo cercare di ricordarmi essenzialmente come si fa a cambiare. Oh, ma che cazzo è? La torretta? Figa, ma è la torretta di Call of Duty, ragazzi. Cioè, la torretta di Call of Duty? Porca puttana. E quindi metterò magari Street Fighter 2. Poi cos'è che c'è? Fatal Fury. Poi c'era. Cos'è che c'era? Shinobi. Ninja Gaiden. 1943. Poi cos'è che c'era? Samurai Shadow. Samurai Shadow 2. Mortal Kombat. Come si chiamava quel gioco di calcio particolare? Oh, ma pianta di merda, hai rotto il cazzo, eh. Oh ragazzi, c'è questo gioco qui, hai due tasti, uno per saltare e uno per lanciare le robe. Vi giuro, cioè, io, beh, non ci giocavo da 1000 anni, però cazzo difficile, porco cane. Secondo me per noi videogiocatori moderni che siamo abituati ormai ai Dark Souls, a tutte queste robe qui, ai giochi moderni delle console, questi giochi qui li consideriamo un po' come delle merde, delle spazzatura. Perché? Io personalmente no. Perché? O tendiamo a considerarli dei giochi, diciamo, di merda, perché giustamente, oh, guardate che grafica ha, che musica ha, e di cosa si tratta, porca troia, mori. Sono stato un grande, e dico, ecco, ovviamente vado, finisco sullo zombie. E quindi magari consideriamo questi giochi un po' delle merdine per le caratteristiche tecniche, ovviamente no, non possono paragonare quelle adesso, ma vi giuro che sono difficili nella loro semplicità. Appunto, la semplicità sta nel fatto che avete solamente quelle due azioni che potete fare, quindi o siete veloci e sgamati, se no siete morti. Cioè, perché poi le piante, queste bestie qui sono messe in punti strategici e per superarli è richiesta, diciamo, ai coltelli. Ecco, lo sapevo io, porca troia. E richiesta un po' di abilità, dico manuale, non dico chissà che abilità. Questo che cazzo è? Sarà il boss finale? Che cazzo è? Le stelle lì? Ma vaffanculo. Oh ragazzi, non riesco a superare il primo livello. Porca puttana, devo superarlo. Voglio arrivare alla foresta, cazzo. Devo arrivare alla foresta, ragazzi. Dai. Dobbiamo arrivare alla foresta, ragazzi. Tutti insieme con me. Aiutatemi perché devo arrivare alla foresta. Adesso c'è la. Eccola lì, la stronza. Poi non ho capito perché gli tiro il coltello e non capisco se esplode oppure brucia. Ma vaffanculo, pianta di merda. Ti spamo.
Ah, si poteva saltare. No, la fiamma. Boh, andiamo via da qua perché. Ah, qui ci sono i soldi. Adesso ti ammazzo. Ah, non era il boss di fine livello, però mi ha dato 1000. Si fa difficile, eh. Ma che cazzo sono? Ma cosa cazzo sono questi robi volanti? Boh, sono morto. Scriviamo. Chiamerò. P sicura. No, sto scherzando. Pizzaiolo, pulito, bello, inizial pap, allora, devo mettere pulp, più che pap, assolutamente, sì dai, almeno siamo alla foresta, cerchiamo di arrivare almeno alle cascate lì del Niagara, io non capisco, allora, devo, ok, mi metto giù e lievito, possibile che non si possano distruggere? Ma vaffanculo! Ma che cazzo! Ragazzi, è diventata una questione di onore. Devo assolutamente passare fuori sta cazzo di foresta di merda. No! No! Sono un cretino! Ma vaffanculo, cazzo! Mi sto smadonnando Face. Manco Dark Souls 2 mi ha fatto incazzare così tanto. No, devo. C'è qualcosa. Allora, frontalmente hanno lo scudo, quindi non posso ucciderli. Quindi, se frontalmente hanno lo scudo, significa che dietro non ce l'avranno. Cioè, dietro non ce l'avranno. Dietro non ce l'hanno, quindi secondo me se io salto mentre loro sono indietro e gli tiro le robe, li posso seccare perché li colpisco nel loro punto debole, cioè nel loro punto scoperto. Infatti avevo ragione. Qui non è che ci vuole essere un genio. No! No! Ma perché cazzo? La colonna sonora veramente intrigante. Veramente una colonna sonora. Ah, piantina l'ho fatta fuori. Vediamo se c'è qualcosa qua. Ma cosa ca. Ma vengono fuori da. Ah, mi ha ridato la lancia. No, sono delle specie di fantasmi che hanno in bocca uno spiedo di porco e me lo lanciano. Non ho capito bene perché facciano questa cosa, bastardi. Non so se continuare, raga. No, dai, non continuo. Tanto che cazzo mi frega. Tanto ve l'ho fatto vedere ormai. Buon, niente ragazzi, spero che il video vi abbia fatto sorridere, vi abbia strappato un sorriso. Nei prossimi giorni metterò altri giochi. E niente, fatemi sapere che giochilli avreste voglia di vedere. Che io. Ah, ero arrivato. Là, quindi spero quella parte, ero arrivato là. Insomma, che giochi che volete vedere? Se volete iscrivervi al mio canale, ve ne sarò eternamente grato. Se volete mettere un mi piace al video, se vi è piaciuto ne sarò molto contento. Ovviamente io rispondo a tutti quelli che commentano e mi chiedono le cose. E niente, bella a tutti ragazzi e alla prossima con il prossimo video. Un saluto da Metodo. Ciao ciao. Some goalkeepers. There's a reason for everything. My niggas kill for no reason.
for the whole beat. All black honey, I'm Grim Reaper.